Carissime e carissimi, buongiorno. Tutto benissimo, tutto a posto. Ho solo deciso di prendere un po' di pausa lunga, perché avete un lungo elenco per fare tutte le vostre ricerche. Tanto voi credete a quello che vi insegnano fin da piccoli, non mettete in dubbio niente, non mettete in dubbio religioni, non mettete in dubbio governi, non mettete in dubbio la scienza, perché è la scienza a cui dovete credere e a cui vi hanno indottrinati fin da piccolini, comprese qualsiasi cosa che potete osservare, ma il cervellino non lo usate, non so, pensate solo, che so, mi vengono in mente le eclissi di sole o di luna. Pensate solo questo per chi ancora vuole ragionare, gli altri lo stesso, non me ne fotte niente. Imbecilli siete, imbecilli rimanete, perché credete agli altri. Pensate solo, c'è la penombra quando la luna presunta passa davanti al sole, mentre invece non c'è la penombra quando la terra passa davanti alla luna, cioè nella luna copre tutto quanto, mentre invece quando la luna passa davanti al sole c'è la penombra. Vi fanno dei bellissimi disegni, però non sono mai in scala, ombra, penombra. Nella luna non succede mai. Oppure il 22 settembre 1968, qualcuno ha un elenco per andare a vedere tutte queste cose, non ne sto inventando io, ok? È partita l'eclisse da una parte e poi ha girato, ha fatto inversione. Pensate che se andate su Time and Date vedete la luna e il sole in una posizione ben precisa, ma nell'animazione vi fanno vedere una cosa completamente diversa. Questo è solo per avere uno spunto di tutte le balle che raccontano gli astronauti, che dovreste vergognarvi veramente, perché forse una coscienza non l'avete, non avete nemmeno un'anima, siete dei figli di buona donna perché prendete per i fondelli l'intera umanità e la gente crede e voi credete ancora agli altri, dovete ancora credere agli altri, dovete credere a quelli che comandano, ai governi che hanno inventato le guerre, lo hanno detto, dovete credere a quello che vi insegnano sui libri di scuola, tre palazzi che cadono a New York con due aerei che vanno a picchiare. E il terzo perché è caduto? Perché siete scemi, perché non andate ad analizzare. Sì, mi sto alterando, perché tanto parlare con voi è come parlare con i muli. I muli almeno sappiamo che sono muli, io ho fatto l'alpino e ho visto i muli a calci in culo vanno presi. Peccato che non vi prendono a calci in culo, ma vi prendono per i fondelli. Più del 70% delle tasse pagate e poi su quello che avete guadagnato ancora e continuate ad andare a votare e continuate a credere a destra, a manca, a pinco, a pallina. Proprio non ci siete, eh? Dovete ascoltare voi stessi, voi stesse. Vi hanno tolto questa capacità, ci hanno tolto questa capacità. Ed è continuamente un ripetersi di cose, rincorrere tutti i device, le ultime notizie, quello che sta succedendo, è la guerra da questa parte, la guerra da quell'altra parte, e al virus. A proposito, nessun virus è mai stato isolato, nella vita nessun virus è mai stato isolato, nessuno l'ha mai visto. Vi raccontano di culture, ma i virus nessuno li ha mai visti, come nessuno ha mai visto un atomo, pertanto non pensate che sia tutto vero quello che vi inducono a credere nella vostra vita. Sono tutte menzogne, menzogne perpetrate da, ma neanche da millenni, da qualche centinaio di anni. Hanno già fatto il reset, hanno già fatto sparire nazioni, hanno fatto sparire persone intelligenti, persone capaci, e adesso siamo ancora al punto di partenza. Credere agli alieni. E sapete chi è che vi fa credere a queste cose? Quelli che sono addotti. Gli addotti vengono a raccontarvi sulle adduzioni, ma sono loro gli addotti, sono loro che sono come dei piccoli registratori che registrano tutto quanto e raccolgono notizie, sempre da parte di queste entità malefiche, che non si sa chi siano, o forse si sa, però intanto credete agli alieni, perché unico mondo, unica religione, unico partito, comandato da chi? Da dei pezzi di merda che non gliene frega niente di voi. Voi continuate a essere schiavi perché continuate a mettere la vostra firma sui documenti. Vi racconto solo questa cosa. Il sistema è fatto di grandi puttanate di menzogne. Qualche giorno fa mi hanno fermato i carabinieri, hanno controllato la mia patente, hanno controllato
il libretto della macchina, e quando mi hanno riportato i documenti, che incautamente preferisco lasciarli in mano perché non ho voglia di mostrarveli, perché non avete nessun diritto di chiedermi i documenti, sono miei, me li tengo io. Però siccome dobbiamo fare quello che dicono, magari ti fermano, non hanno neanche la divisa, non hanno neanche il berretto, però loro possono farlo. E quando mi ha riportato il libretto della macchina, ho detto, mi scusi, ma era una signora gentile anche per carità, tanto anche lei avrà dei problemi, pressata da quei cazzo che stanno sopra di loro, che obbediscono alle impartizioni di ordine ancora più in alto, da Dio te lo dica chi sia, ma sono sempre figli di puttana quelli che comandano, ok? Così gli ho chiesto, scusi, ma ha visto che il mese prossimo mi scade la revisione della macchina? Sì, certo. E dico, perché non me l'ha detto? Aspetta a farmi la multa quando mi è scaduta, probabilmente questo è il motivo che avete. Ecco, questo per farvi capire in che cazzo di mondo siamo dentro. Finché non spegnete questo device che state vedendo, finché non smettete di credere non a me ma agli altri, non arriverete da nessuna parte. Togliete le spine definitivamente, non aspettate, tanto non ve lo faranno mai blackout, perché serve per mantenere in piedi il loro cazzo di mondo di sistema fatto sull'economia personale di gente deficiente che seguite, perché tanto ormai seguite solo quelli di moda. Ah, ma l'ha detto il tizio, l'ha detto il tale, l'ha detto il tale. Queste sono le vostre cose. Ah, un'altra cosa, siete talmente stupidi che continuate a guardare il meteo, perché tanto di che cazzo volete parlare se non del meteo? Oh, ma ci fosse un giorno che ci indovina il meteo, eppure, oh, hai sentito che domani nevica, fra 3 giorni nevica, è un mese che mi dite, che mi rompete i coglioni dicendo che viene la neve, ok? E poi guardate semplicemente le temperature, come mai quando c'è nuvola c'è più caldo? Eh? Domanda stupida, no, la risposta è stupida, se il sole non illumina, perché c'è più caldo? Eh? Ve lo dico io, perché la luna, se non ci fossero le nuvole, raffredderebbe, questo lo sapete, basta fare le ricerche. A proposito, smettete di rompere i coglioni, andate a cercarvi le voci, ci sono più di 2500 voci per analizzare dove dovete voi andare a cercare. E se non vi piace sto cazzo di canale, state fuori dalle palle, soprattutto voi che siete pagati per mettere zizzania, venite pure a scrivere, coglioni. Lo sapete che li vedete solo voi, i vostri cazzo di commenti di merda, troll di merda? Avevo bisogno di sfogarmi, ma tanto voi continuate a credere in Dio, continuate a credere nelle religioni, continuate a credere nella politica e continuate a credere nella scienza. La scienza, la scienza, la scienza ve l'ha messa nel culo, la scienza!